Governo, Salvini, ci proverò fino all'ultimo minuto. Lega e M5S chiedono tempo al Quirinale. Io, fino all'ultimo minuto, ci provo. Matteo Salvini, ospite di Circo Massimo su Radio Capital, non perde la fiducia. E, di fronte all'ennesima chiusura di Silvio Berlusconi all'ipotesi di un appoggio esterno a un esecutivo M5S Lega, conferma che fino alla fine tenterà di formare un governo politico. Perché per lui il governo neutrale non esiste. Luigi Di Maio dapprima commenta: ci abbiamo provato 60 giorni, a meno che non ci siano colpi di scena clamorosi. Ma poi i due si incontrano alla Camera per tentare il tutto per tutto. E chiedono a Sergio Mattarella altre 24 ore di tempo per trovare un accordo prima che affidi l'incarico al premier tecnico. La vera partita si gioca però all'interno di Forza Italia. Dove il dibattito in queste ore è intenso. I senatori azzurri, dopo una riunione a Palazzo Madama, sono compatti e si rimettono alle decisioni di Berlusconi per sbloccare lo stallo. Il governatore della Liguria Giovanni Toti fa balenare a Radio 1 una mezza apertura: LL tema vero è che la Lega e l'M5S hanno i voti per insediare un governo e fare un accordo politico, a cui Forza Italia non parteciperà con un appoggio esterno. Il che non vuol dire che, dopo sei settimane di stallo del paese, non si possa guardare a questa esperienza di un nostro socio strutturale da 20 anni, con una benevolenza critica. Di Maio non ha novità, spiega Salvini a Radio Capital, ha girato tutti i forni che poteva girare ma il pane è finito. Il ragionamento lo stanno facendo in Forza Italia, di cui capisco tutti i dubbi e tutte le remore.